Buongiorno a tutti amici, oggi andremo a fare un tutorial su come smontare una folletto. Questo è il modello MK150, lo andremo a smontare perché praticamente ho notato che nel tempo, ragazzi, è un ottimo prodotto, veramente è ottimo, non è rumoroso, tra poco la faccio sentire anche in moto, praticamente a velocità massima proprio si attacca al pavimento, però è difficile che uno la va a utilizzare sul pavimento, e vabbè, ci sono tutta una serie di accessori. Andremo a fare questo tutorial perché ho notato che nel tempo, andando a sostituire il sacco originale, andando a mettere il profumino originale, sento una puzza, si dice a bere d'inchiuso, una puzza come di polvere. Allora, siccome andando a mettere il profumino, andando a mettere il sacco, si accentua questa puzza un po' sgradevole. Questa mattina andremo a smontarla perché io credo che si sia formato uno strato duro di polvere da qualche parte, o nel motore o a qualche parte. Allora, siccome c'ho anche il compressore a disposizione, quindi la smontiamo, non dico pezzo a pezzo, ma quasi, e andremo a soffiare il tutto, chissà, credo che la puzza dovrà sparire. Allora, innanzitutto stacchiamo la parte aspirapolvere, perché poi ci sono, come ho detto, ci sono un'infinità di accessori, pulilava, aspirapolvere a tracolle, zinc, zag, nelle fessure, insomma ragazzi, ci sono un sacco di accessori, quindi questa l'abbiamo dopo. Poi la comodità è anche che abbiamo un cavo originale abbastanza lungo, non dico che ci arrivi da una stanza all'altra, ma ci siamo quasi. Ok, andremo a rimuovere completamente la parte anteriore abbassando questa parte qui con il sacco. Sentiremo un tac, si è tolta la parte, non si è rotta, e adesso, dopo aver smontato lo sportellino anteriore completo di sacchetto, dovremo rimuovere questa parte frontale, perché il motore è posizionato qua dietro. Per farlo dovremo smontare le nuove viti che sono qui con un cacciavite Torx, che noi chiamiamo a Bari chiamino francese. Un cacciavite Torx, sono 9 viti, 1, 2 e 3 sono più corte, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono più lunghe. Quindi una volta svitate le viti andremo a dividere le 3 corte con le 6 lunghe. Abbiamo smontato le viti, vedete, questa è una delle più corte. Facciamo così. E questa, vedete, che è più lunga. Quindi 3 corte, 6 lunghe, una volta svitate. Prendiamo le viti, le togliamo. E adesso andremo a smontare la parte anteriore. Come si smonta la parte anteriore? Per smontare la parte anteriore sarà sufficiente premere questo tastino verde e questo tastino grigio, avete sentito il click, e alzare così la cover, vedete, la parte frontale, una e due in alto. Ok, abbiamo tolto la parte anteriore, questa la andremo tutta a soffiare. E questo è il motore, anche lui andrà soffiato. Adesso ci spostiamo fuori dove c'è il compressore, così spruzzeremo tutto. Ecco, questa è una folletto, non è altro che un semplice motore, quindi non è che sia tanto diversa da un altro tipo di aspirapolvere, solo che questa fa il suo dovere al 100%. Quando l'altro giorno ho sentito che una persona si è preso 80 euro per sostituire il motore, praticamente si è preso 80 euro per svitare 9 viti, ma ok, poi vabbè, ognuno vuole essere riconosciuto alla sua cosa. Vabbè, adesso il compressore qui ce l'abbiamo, azioniamo. Tra un po' lascerò il telefono perché sto... voi non la potete vedere, ma esce un sacco di polvere. Togliamo anche questo filtro qua, togliamo anche questo, andremo a soffiare anche questo. Ragazzi, non so se riuscite a vedere, vedete queste macchie bianche, questa è polvere, e praticamente se non la smolti non la togli. Vediamo
ragazzi, dopo 10 minuti di aria ho proprio tolto la polvere da ogni punto esistente, anche perché avevo il beccuccio. Comunque vi dico una nozione a titolo informativo: per sostituire il motore non ci vuole l'arte di legge scrivere, basta smontare questo connettore qui e questo gruppo si estrae. Il motore è composto da motore in per sé stesso e la scheda elettronica, quindi se c'è da sostituire la scheda elettronica, 9 viti, smonti il contatto. Invece potrei fare anche un altro tutorial su come smontare la scheda, ma ci sono solo delle linguette, cioè per logica di criterio, quando tu ti vedi un pezzo davanti lo riesci a smontare. Quindi semplicissimo, ripeto, connettore, smonti motore scheda e lo cambi. L'aggiunta che ha la Folletto magari rispetto a un'altra aspirapolvere classica è che qui abbiamo, questo dovrebbe essere la parte che fa fare che simula questo movimento per quando metti la pulilava, che fa questo movimento oscillatorio sul pavimento. Va bene, adesso lo andiamo a rimontare, sempre 9 viti, e la rimettiamo in moto. Per rimetterla si parte da sopra, leggero scatto in sotto, così, due, e andiamo ad incastrare qua, ecco, è chiusa. Rimettiamo di nuovo le 9 viti, ricordo 3 corte qui e 6 lunghe qui. Rimettiamo il coperchio, qui ci sono, vedete, due agganci qua dentro, quindi si avvicina e si spinge, va dentro. Vedete, abbiamo chiuso e andiamo a rimettere il suo filtro, così sentirete un clic sotto, eccolo, filtro si è inserito. Rimettiamo la sua spazzola, questa si infila solo, e adesso la proviamo. Ragazzi, è comodissimo, c'ha diverse velocità. Sentite, già questa velocità aspira tutto, si aumenta alla velocità massima, proprio aspira il pavimento. Cioè, ragazzi, è stato sufficiente smontare 9 viti e soffiare all'interno il motore e tutta la parte che c'è dentro, per far sparire quell'odore sgradevole che c'era. Quindi sempre avanti con il bricolage se potete, e risparmiamo tanti soldini. Ciao ciao.